Alle dimissioni del capogruppo del Consiglio Comunale del PD di Gian Guido D'Alberto, insieme ad altri due consiglieri, cosa risponde il segretario provinciale? Mi dispiace moltissimo, io ho saputo ieri di questa cosa, quindi non avevo ricevuto notizie, rispetto a questa roba, cosa stesse succedendo, ho saputo ieri, ne prendo atto, mi dispiace moltissimo perché Gian Guido, soprattutto Gian Guido, tutti e tre, ma soprattutto Gian Guido è veramente una bella persona. Sinceramente avrei bisogno di capire effettivamente le vere motivazioni. Motivazioni che leggo dalla stampa, insomma, un po' così, quindi mi dispiace, ecco, solo questo posso dire, credo di avere, spero di avere un chiarimento con Gianluigi. Da parte vostra c'è l'invito a ripensare a questa scelta e a fare un passo indietro, a tornare all'interno del partito. Sì, certo, questo è stato detto da me, ribadito dai consiglieri comunali di Teramo e quindi. Per noi è, insomma, è stata una sorpresa non bellissima, poi sento commenti anche di gente uscita, quasi che ne goda, uscita dal Partito Democratico naturalmente, e fa commenti come se questa cosa fosse una cosa bella. Io prendo atto di quello che è successo, ripeto, mi dispiace moltissimo per come è successo, insomma, senza una telefonata, un avviso, una chiacchierata, una discussione anche sui temi magari. Forse c'è bisogno all'interno del Partito Democratico di rivedere un po' la comunicazione fra tutti gli aderenti. Sì, forse sì, questa è una pecca che noi abbiamo effettivamente. Tenete conto, insomma, che qui noi non facciamo di mestiere questo, quindi siamo prestati, quindi lo facciamo veramente con spirito, per la città e per tutto quanto. Quindi non è che veniamo pagati. È chiaro che dobbiamo togliere tempo, tutti parlo, non parlo di me naturalmente, perché nessuno ci ha costretto a candidarsi a fare come me segretario provinciale. È ovvio che è un'attività dura, ci sono tante diverse anime con tanta gente che ha un cervello e pensa, quindi è difficile gestire questa roba. Non stiamo parlando di un partito dell'1%, insomma.